Allora, il potere nelle società antiche, pre-palaziali, palaziali, post-egizie, egizie, eccetera, fino almeno al 500 avanti Cristo, cioè fino almeno all'avvento del primo momento di Democratos greca, che poi vedremo cos'è, era un'organizzazione del potere che vedeva nel capo dell'organizzazione sociale un determinato individuo che aveva un rapporto speciale con la divinità. Ci siamo? Cosa vuol dire il rapporto speciale con la divinità? Vuol dire che le organizzazioni antiche, per identificare il loro capo, dovevano necessariamente attribuire a questo capo un rapporto speciale con Dio. Dio che poteva essere, non è il Dio che conosciamo noi, è anche quello, perché il primo di questi può essere Mosè. No? Mosè era il capo di un grande popolo che aveva direttamente un rapporto privilegiato con il Dio degli ebrei, che era contemporaneamente capo del suo popolo e anche condottiero del suo popolo. Quindi incarnava tante funzioni del potere, no? Perché aveva questo rapporto diretto, esattamente come il faraone, no? Il faraone era una autentica divinità, non era un uomo come gli altri, era una divinità. Quindi questo rapporto che c'era tra la organizzazione umana e la divinità era strettissimo. Tu non potevi organizzare nessun tipo di agglomerato umano senza che questo agglomerato umano avesse una relazione con Dio. Tutto questo poi viene modificato, la Nax perde di consistenza, cominciano ad assumere il potere i vari basileus. I basileus sono una derivazione dal greco per dire i re. Abbiamo detto Anax è imperatore, cioè è quello che è sopra, ancor sopra il re, perché ha un rapporto diretto con la divinità. Il Basileus non ha un rapporto diretto con la comunità, è re, d'accordo? Ma è re perché esercita soprattutto, vedremo, il potere militare e quello feudale, l'inizio del potere delle terre, del possedimento delle terre, d'accordo? Ma non più, cos'è che non esercita? Non più quello? Religioso, bravissimo. D'accordo? Perché quello comincia a essere di derivazione di una casta a parte, che sono gli interpreti, i sacerdoti, e li vedete nella letteratura, sia cinematografica, sia nella letteratura, appunto, nei vari libri, eccetera, che ci sono accanto al faraone, accanto al re di turno, c'è sempre il sacerdote, c'è sempre la casta sacerdotale, che ha una grossa influenza, perché è quella che continua a mantenere il rapporto attraverso i simboli, attraverso i riti devozionali, eccetera, eccetera, con la divinità. D'accordo? Però non è più il re, non è più il Basileus che ha quel rapporto diretto, ma il Basileus stesso passa attraverso la casta sacerdotale. Il popolo è solo un soggetto passivo, d'accordo? Il quale soggetto passivo è impermeato di che cosa? Soprattutto dei grandi simboli religiosi. Questi simboli religiosi, vedremo che con la caduta della Nax, diventeranno i nuovi modi per far sì che tutti possano concorrere anch'essi alla organizzazione della religione. La religione, infatti, poi non diventerà più incarnata da un unico personaggio che ha un rapporto speciale con Dio, ma si comincerà a creare la casta sacerdotale e ci comincerà ad essere una religione per l'esterno fatta di simboli, quindi la religione non è più incarnata da un individuo ma comincia a diventare un simbolo, una religione fatta di simboli e una casta sacerdotale che spiega al volgo la devozione a quei simboli. E lì abbiamo la prima scissione tra esoterico e esoterico, cioè tra quello che è la religione, e quindi con tutti i simboli e tutte le caratterizzazioni esterne, quindi proposte al popolo, e quelle che invece sono e di esclusiva competenza della casta sacerdotale, quindi segrete. La democrazia, così come l'aristocrazia, non sono modelli organizzativi dello Stato. Perché? Perché abbiamo detto che l'aristocrazia
ha bisogno di che cosa per governare lo Stato? Della monarchia. E la democrazia che cosa genera? L'oligarchia. Vedete che c'è sempre archia? Vedete? Perché qua siamo di fronte a un principio. Qui siamo di fronte al modello. Qui siamo di fronte al modello. C'è una differenza, non so se capite. C'è una differenza. Questo è il modello con cui poi la società prende la sua forma. Questo è il principio di base. Quindi in questo principio di base soltanto i migliori scelgono uno che comanda e organizza e fa funzionare le cose. Ecco, diciamola così. Ok? Qui si dice che tutti scelgono, in realtà non scelgono niente, e chi è che fa funzionare le cose? Un piccolo gruppo di persone. Che differenza c'è tra questi e questi? Che questi sono coscienti, questi no. Perché questi sì e questi no? Perché il Kratos, vi ricordate che Krazia è Kratos? Il Kratos di cosa ha bisogno? Di Dio. Di Dio. Proprio recentemente in Italia, nel nostro dibattito politico, c'è la satira che fa molto scandalo guardando la politica, no? Dicendo, i politici ladri, i politici mascalzoni, i politici ignoranti, eccetera. E uno di questi che è capitato in questo circo mediatico è stato il senatore Razzi. Il senatore Razzi, il quale viene imitato, non so chi di voi l'ha visto, chi non l'ha visto, lo consiglio di andare a vedere su YouTube, che viene imitato anche da Crozza, che è un comico italiano, no? Uno che fa gli spettacoli in televisione, sulla Rete 2, mi sembra, da qualche parte. Allora, questo senatore Razzi che cosa fa? Questo senatore Razzi viene intercettato da una telecamera nascosta mentre parla col suo collega. E al suo collega che lo sollecita dicendogli no, perché noi dobbiamo fare qua, e lui gli dice: cosa gli dice? Amico caro, ma fatti i cazzi tuoi, ma pensa alla pensione tua, questi sono tutti banditi. E naturalmente questa espressione di Razzi, senatore Razzi, che è stata messa su tutte le televisioni, eccetera, ha destato lo scandalo. Perché lo scandalo? Perché tu che sei a casa in poltrona, no, guardi lui e dici: che vergogna, guarda che ti fa, lo scandalo, quanto lo pagano questo qua? No? In realtà lui è te, né più né meno, proprio né più né meno che te. So che non è carino venire qui alle donne e sentirsi dire che sei come Razzi, ma è come te. Perché come te? Perché non è come te nel senso che, ma perché lui richiama qualcosa di profondo, cioè fatti i cacchi tuoi e pensi alla pensione tua, è l'inclinazione che gli individui abitualmente hanno all'interno della collettività. Cioè è rarissimo in un'organizzazione sociale che ci sia qualcuno che dica no, prima viene il fuori, prima viene l'interesse generale, dopo viene il mio. Prima viene il mio e poi vedremo, semmai ne parleremo, anche se comunque chi me lo fa fare, tanto sono tutti uguali. Perché il punto è che per lamentarti di Razzi dovresti essere uno che si impegna, che sa le cose, che approfondisce, che non ha quell'atteggiamento che Razzi ha. Ma se tu, insito in te, hai lo stesso atteggiamento suo, allora vedi che siamo tanto quanto, no? Perché per proiezione, siccome il Parlamento è una proiezione del demos, tu cosa proietti? Proietti quelli come te. Chi si somiglia si piglia. Giusto? Ecco, se vogliamo cambiare quel Parlamento, dobbiamo cambiare noi. È il demos che deve cambiare, non il Parlamento. Il Parlamento è un effetto del demos. Ci siamo? Un popolo che non sa difendere le sue radici, le sue tradizioni, il suo territorio, il suo scopo.
i suoi talenti, i suoi privilegi, i suoi pregi, i suoi difetti, che non si occupa di se stesso. Che popolo è? È come se tu non ti occupi di te stesso, cosa diventi? Uno zombie, uno spettro, diventi un emarginato. E più sei emarginato e più hai bisogno. E più hai bisogno e più ti trovi un nuovo padrone che soddisfa che cosa? Il tuo bisogno. E funziona così. Chi conosce la psiche umana sa perfettamente che le cose funzionano proprio così. E così ha organizzato la società, a vostra immagine e somiglianza, esattamente come Dio. Dio che cosa dice? Senti, io mi fido fino a un certo punto, ma siccome li amo troppo, voglio che questi vivano, no? Voglio dargli tutte le facoltà tranne una. Cioè loro hanno il libero arbitrio, giusto? Avete il libero arbitrio? Chi è che non ce l'ha? Mandi una lettera, un fax, un cartolino, un di protesta, insomma, faccio un concorso. Ma una cosa non avete, non abbiamo. La facoltà di decidere se respirare o no. E quel respiro è quello che ti tiene in vita, che ti collega con tutto il ciclo dell'universo. E quel respiro, purtroppo tu respiri e non lo sai. Perché sennò sarebbe un bel guaio. Vedete, l'organismo umano funziona esattamente come funziona l'universo e come in realtà dovrebbe funzionare una società sana. Ma se l'organismo non è sano, l'universo rimane sano, naturalmente anche perché non ci abbiamo ancora messo mano, ma se l'organismo non è sano, la società non è sana per risonanza. Perché non è sano? Perché noi abbiamo creduto che l'organismo potesse per funzionare essere democratico. Cioè praticamente ti veniva sete, come ho sete io adesso naturalmente, ma non trovo un bicchiere d'acqua, ti veniva sete e dicevi voglio un bicchiere d'acqua. Allora, se tu dici voglio un bicchiere d'acqua quando hai sete, cosa succede a livello dell'organismo? Che le cellule neuronali danno un input alle cellule gangliali che devono muovere le altre cellule, i tessuti, i muscoli, eccetera, e io devo poter prendere sto bicchiere d'acqua. O mi sbaglio? Giusto? Ok. Allora, pensate se a un input di questo tipo io dovessi fare le consultazioni. Io muoio. Poi pensate, a un certo punto il fegato decide, io non so perché devo fare il fegato, io vorrei fare il rene, no? Il cuore dice, ma io alla fine perché devo pompare il sangue quando la milza fa poche ore e io invece devo fare 24 ore al giorno? E solleva il problema della paga sindacale. Poi ci si mettono i polmoni. Poi ci si mettono tutti gli altri organi, no? Poi il sistema nervoso, quello di solito si fa sentire. Grazie. E che fine faremo noi? Moriremo. Così come sta morendo la società. Perché noi abbiamo voluto pensare che la società potesse funzionare in un modo in cui non può funzionare. La società deve funzionare come funziona l'organismo. Ma voi direte, ma allora è una roba di despoti, il cervello è quello che comanda. E qui chi è che fa il cervello? Chi è che fa il cervello? Non è così. Nell'organismo sono tutti pari, perché tutti alla pari concorrono alla vita. Non è che il rene si sente sminuito perché il cervello dà l'input o perché ogni cosa è al suo posto e ogni cosa ha la finalità della vita stessa, esattamente come l'universo. Non è che la Luna, Saturno, Marte, le stele protestano con quello, dicono no, allora la Terra adesso la faccio io, adesso faccio. Non è così. Il Sole dice no, oggi mi spengo, sono stanco. Non funziona. Non può funzionare. Ecco, se ci fosse il caos,
sarebbe la distruzione. Caos è distruzione. Com'è che chiamiamo noi quella roba lì? Cosmo. Cosmos. Che cos'è il cosmos? È l'ordine. Caos e cosmos. La nostra società è una società fondata sul cosmos o sul caos? Sul caos. Perché c'è la pretesa dell'uomo, del diabolos, della divisione, di volersi sostituire a chi? A Dio. Non stiamo parlando del Dio della Genesi, eh? Ma a Dio in che senso? Siamo partiti da lì, dalla Sofia. La conoscenza, la ricerca della conoscenza. Se io non ricerco continuamente la conoscenza, ma non posso mai pensare di poter essere Dio. E se non posso pensare di essere Dio perché non cerco la conoscenza, la mia vita, il mio destino è nel caos. Cioè è un'illusione. Se noi non prendiamo, arrivo, se noi non prendiamo la coscienza che possiamo tutti diventare Aristoi nella demosofia, ma dobbiamo impegnarci. Altrimenti saremo sempre pedine del potere. Il potere non sono i politici, quelle sono rappresentazioni del potere, come le multinazionali, eccetera. Ma le multinazionali del farmaco, perché sono diventati così potenti? Perché corrispondono a un tuo bisogno. Quando c'hai mal di testa e ti becchi l'Aulin, l'Aulin ti risolve il problema. È inutile che io venga da te e ti dica: scusa, prima di prendere l'Aulin, lavora sulle cause del mal di testa, mi mandi al diavolo, mi dici: ma io ho mal di testa adesso, non mi voglio, poi mi viene tutte le settimane, e tutte le settimane mi prendo l'Aulin. Perché devo lavorare sulle cause? La medicina non lavora sulle cause. La medicina tradizionale, se c'è qualcuno di medico di voi, qua lo sa bene. Tu vai dal medico, gli dici: mi è venuto a proposito delle malattie autoimmuni, poi non parliamo, no? Mi è venuto questo, quello, quell'altro, ti dice: guardi, c'è il nuovo metotrexato, c'è il nuovo, la nuova pillola, il nuovo medicinale, questa roba, tanto passa tutto il servizio sanitario nazionale, non si preoccupi, passi sotto e faccia fare il ticket. Lei va a casa, bello contento, le passano i sintomi e il problema è risolto. Perché cosa ho risolto? Il bisogno immediato. Ma se io dovessi lavorare sulle cause e dire: guardi, attenzione, lei forse non lo sa, ma se il suo organismo ha questa reazione è probabile che ci sia originata da una causa. Andiamo a indagare le cause, ci vorrà un po' più di tempo. Lei è disposto a perdere un po' più di tempo? È così che funziona tutta la società. Io voglio che mi si risolvano i bisogni immediati. Quando la gente va in piazza, come è successo con la Cabusso, a cantare "O Bella Ciao", ancora, per quanto per carità sia una bellissima canzone, l'hanno anche rimixata, è anche bellina da sentire, ma tu lì ti rendi conto che è finita un'epoca, cioè che non serve più a niente, che è tutta una roba, è tutta una parata semplicemente per fare show. Perché hai un milione di persone in piazza che non sanno assolutamente nulla di come funzionano i meccanismi che li tengono agganciati alle catene. No, bisogna andare proprio indietro, bisogna andare proprio alla creazione, no? Bisogna andare alla creazione, perché tutto viene lì, il casino avviene lì. Allora, quanti cromosomi abbiamo? Quanti? 46. Vabbè, vedo che proprio 46, giusto? Di cui 22 più 22 più 1 più 1, che sono quelli sessuali, giusto? Ok, bene. Da dove discendiamo? Oh, vi vedo. Ciascuno dica la sua. Ti potrei dire da Gaia Sofia, ti potrei dire dalla scimmia o dal nome di Ender, da Adamo ed Eva, dalla scimmia. Da qualche parte c'è scritto concepiti senza peccato. Allora, no, manteniamoci
poi entriamo nella roba. Manteniamoci sui cromosomi. Allora, da chi veniamo? Veniamo dai primati. Non chiamiamoli scimmie. Diciamo dai primati. Scusate, qui abbiamo due maestre, giusto? Tre, quattro maestre. Allora, che cosa dite ai bambini alle elementari? Che noi discendiamo dai primati. Dico bene, signora maestra, non è che vorrei dire che qua. La scuola dove voi mandate i vostri figli e dove voi siete andati, vi dice che discendiamo dai primati. Va bene? Quanti cromosomi hanno i primati? Vabbè, questo è difficile. 48. Allora, è vero che abbiamo il 90 e passa per cento, no? Di, attenzione, non cromosomi, di DNA che è simile ai primati, giusto? Ma i cromosomi sono due in meno. Ci siamo? Allora, che cosa dice l'evoluzione, la teoria dell'evoluzione di Darwin? Ecco perché io ho scritto nel seminario che l'uomo non è solo una macchina biochimica che risponde a certi meccanismi, ma questo poi lo approfondiremo per chi partecipa. Che cosa è successo di qua? C'è stata un'evoluzione che ha fatto sì che a un certo punto spariscono i due cromosomi. Voi direte, beh, normale, nell'evoluzione tutto cambia, anche noi siamo cambiati, giusto? Ma sono cambiati i cromosomi? È cambiato il DNA, ma non i cromosomi. Vi faccio un piccolo esempio. Chi è che conosce la sindrome di Down? Tutti. La sindrome di Down è un difetto cromosomico. Attenzione, un micrissimo, piccolissimo, infinitesimale difetto cromosomico. Ci siamo? Infinitesimale, cioè una roba piccolissima, la quale roba piccolissima crea quel tipo di situazione. Voi pensate se può nascere una persona, un essere con due cromosomi in meno? Non ne parliamo perché uno non è il caso. È impossibile. È impossibile. D'accordo? Il DNA può cambiare, cioè il DNA quello a elica, no? Il DNA può cambiare, il cromosoma no. Allora che cosa è successo? Cosa è successo? Perché sapete, una volta si poteva dire tutto, tanto la gente, adesso, ancora adesso si fatica, figurati una volta. Cromosomi, no? Non c'era neanche il microscopio. Sapete com'è, no? Il microscopio, sapete cos'è il microscopio? È quell'aggeggio così, che si guardano che cosa? Cosa si sono scoperti? I batteri, no? Giusto? Guarda i batteri. E il microscopio era meccanico, la lente meccanica, giusto? Quindi la lente meccanica vedeva nel tessuto che analizzava un certo tipo di cose. Pensa quando al microscopio meccanico hanno sostituito il microscopio elettronico nucleare. Cioè, quello che vedevo io col microscopio meccanico era come vedere lei e adesso vederla con la TAC. Giusto? È pressoché quella la differenza. Eppure, quando abbiamo guardato il microscopio elettronico meccanico, abbiamo detto, adesso quante ne sappiamo. Poi, quando è stato scoperto il microscopio elettronico, quante non ne sapevamo. Questo salto è pressoché impossibile. Allora, e poi chiudo la serata, c'è un intervento esterno che ha fatto sì che ci fosse una femmina ancestre
la quale ha portato in grembo un gamete maschio accoppiato successivamente con un gamete femmina, la quale doveva generare la razza perfetta. Poi qualcosa non ha funzionato. Guardate che è tutto scritto. È tutto scritto.